Sono in compagnia del vincitore del Grande Fratello Mirko. Ciao Mirko! Ma Ciao! mi pareva di sì, eh? Ah, sì, sono io, carne d'ossa. Senti, che sensazioni hai adesso così a caldo? Emozioni grandi, 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 grandi che non so spiegare sinceramente. Mi spiace, ma no, non sono in grado. Non sono, non voglio spiegarlo perché sono talmente strafelice, è un mio sogno che si è realizzato, dai ragazzi, sì, IGF è il mio sogno che si è realizzato, Ma sì. te l'aspettavi di vincere? Un pochetto sì ragazzi, ci ho sempre creduto in cielo, tutte le sere che guardavo in cielo, quella stella famosa che ho sempre parlato, unica stella che si vedeva sempre, e infatti alla fine quella stella era mia, era quella mia. E quindi mi ha portato fortuna a essere il vincitore. Ci ho creduto nei miei sogni fino all'ultimo, ci ho sempre creduto Certo. anche che quando sono stato Quando hai rimesso lì in difficoltà, invece te non hai mollato. infatti che l'ho presa malissimo quel giorno che insomma ero stato insomma finta, ho Sì, presa sì. male perché credevo molto in questo GF mio, in questa mia grande vittoria. Senti Mirko, ma ti dispiace che con la tua fama di rubacuori non sei in realtà riuscito a conquistare nessuno all'interno della casa? È l'unico piccolo cosa che insomma c'ho di quella nota un po' bruttina, no brutta, un po' che non è stata carina perché non l'ho conquistata, dai. Ti è dispiaciuto? Non ti sei applicato, via, dovevi. Ho conquistata sul senso un altro lato purtroppo, non era il lato che avrei voluto Avresti voluto te, insomma. io, esatto, lei, amicizia, amicizia. Mi dispiace un pochetto perché a me lei mi piace molto come ragazza, i suoi modi, le sue cose, però peccato, peccato. Chissà. Però mai dire mai nella vita. Esatto, infatti stavo La speranza è dicendo, l'ultima a chissà. morire. E l'incontro tra lei e il fidanzato, com'è stato? L'unica cosa Orribile. che non avrei voluto mai, mai vedere a Grande Fratello è stato quello, sì, quell'incontro lì non l'avrei mai voluto vedere. Stato dura, È molto duro per me. eh? Non l'avrei mai voluto vedere, però è giusto che guardi pure la realtà in faccia. Eh beh. Purtroppo pure, è dura pure la realtà che la guardi, è dura però, che non è facile che ti amandi giù, perché la realtà è dura e quindi ho guardato questa realtà che non mi è piaciuta tanto. Che anche che lei ha sempre detto che quando c'è uno fuori non ti illude perché sai così, amici ok, ma non di più, capito? Lei è stata sempre molto, 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 È stata come posso sincera. dire, molto. È stata sincera comunque, insomma, lei è Sì, sempre stata. esatto, fino alla fine, sempre a dirmi che quando ok, ma noi siamo sempre amici. Solo che ci ho creduto sempre perché io sono uno duro che ci crede nelle cose, no? E insisto fino all'ultimo, infatti, fino all'ultimo. Ma ancora adesso ci credo, sinceramente. Sinceramente ancora adesso, però vabbè. Vabbè, però Però dai. Mirko, hai detto bene, chissà. Ti voglio fare un'ultima domanda, poi so che sei pieno di impegni, insomma, i ritmi della tua vita da ieri a oggi sono cambiati totalmente. La notizia, gira ultimamente la notizia che tu non abbia fatto i provini per il Grande Fratello e che sia arrivato direttamente dentro la casa perché scelto dalla produzione, perché ti avevano notato. È vero o no questa cosa? No, no, è falso, io ho fatto tutti i provini, dal primo all'ultimo. Te lo sei Ho conquistato fatto proprio? 5-6 provini, mi sembra. Te lo sei. 4, 5, ma non mi ricordo bene tutti, ma ho fatti tutti. Molte volte sono andato a Roma a fare i provini. È falsa questa notizia che Insomma, gira. ragazzi, è una notizia falsa. Mettetevi l'animo in pace perché Mirko ha fatto tutti i provini e se l'è guadagnata questa vittoria. Ma chi Senti. ha messo in giro questa voce, scusa? Sai, sono le Io non lo notizie che so. girano. È falsissima comunque, Su ragazzi. Samba ti sei ricreduto? Ha preso una sua scelta che io che non ero d'accordo insieme a lui. Lui ha fatto Le sue le sue scelte. scelte, io ho fatto e mie, ma io credo in questa nostra amicizia fino in fondo perché mo, ok che lui ha fatto le scelte sue per carità che non siamo Uguali. tutti
tutti uguali, esatto. E lui si è fatto le scelte sue, io ho fatto le mie. Andava meglio a me, vabbè, meglio a me perché ho vinto, dai. Le mie scelte non lo so, ho fatto quelle delle scelte io, perché il mio cuore ha fatto quelle scelte e niente qua. E quindi mi hanno premiato, non so, il pubblico, non lo so. Chissà, hai conquistato tutti, dai, insomma. Tutti, pure a te per caso? Sì, anche a me mi hai conquistato. Ma hai votato? La tua simpatia, la tua spontaneità mi è piaciuta tantissimo. Esatto. Per cui sei arrivato, vedi? Mirko. Vabbè, purtroppo i tempi qua stringono, cara. Mirko, grazie mille di essere stato insieme a me. Complimenti ancora per la tua vittoria. Ti va di fare un saluto agli amici di Fanwick? Agli amici di Fanwick, un saluto grande dal vincitore del GF Mirko. Un bacio.